Per capire la critica che Marx compie nei confronti degli stati liberal-democratici usciti dalla rivoluzione francese, bisogna tenere presente quello che vi dirò. La presunta libertà, rivendicata dai rivoluzionari francesi è, secondo Marx, soltanto libertà dalle costrizioni, dai vincoli e dai limiti, dalle limitazioni dello Stato. Questa libertà è soltanto la libertà di accrescere la propria ricchezza, è soltanto la libertà di agire senza essere ostacolati e limitati dagli altri. Quindi non si tratta della vera, universale libertà dell'uomo, qui si tratta, della libertà dell'uomo borghese, quella che è legata indissolubilmente a un interesse di classe. Ecco qui la vera libertà delle costituzioni uscite dalla rivoluzione francese, è la libertà di colui che ha degli interessi di classe, è la libertà che è reclamata dall'uomo economico, cioè sostanzialmente, dice Marx, è il diritto all'egoismo, quel diritto all'egoismo che scambia il diritto di possedere per la vera libertà. E poi il diritto alla sicurezza, altro cavallo di battaglia delle costituzioni uscite dalla rivoluzione francese, si riduce soltanto a un mero strumento per garantire ai membri della società civile il godimento dei loro beni. Quindi, nei regimi liberal-democratici, secondo Marx, l'uomo conduce, ecco qui il cuore della critica, una doppia esistenza. Una esistenza nei cieli dello Stato, in cui formalmente il cittadino, l'individuo, l'uomo è formalmente uguale di fronte alla legge, è cittadino uguale agli altri, cioè con gli stessi diritti, in un rapporto di fratellanza, di parità. Ma l'altra esistenza invece è quella vera, è vissuta nella terra della società civile, in cui lì non è più il cittadino fratello e paritario, ma è uomo privato, borghese, atomisticamente chiuso in se stesso. E scorge questo uomo borghese nell'altro un limite oppure uno strumento del proprio profitto. Quindi, in quest'ottica, nell'ottica della doppia società, gli uomini sono isolati, sono delle monadi, sono esseri isolati l'uno dall'altro, separati gli uni dagli altri, ciascuno con i propri bisogni, da affermare, con i suoi interessi da difendere nella terra della società civile. Quindi, se i cittadini sono tutti uguali di fronte alla legge e di fronte allo Stato, se sono tutti uguali di fronte alla legge dello Stato, i cittadini, i membri della società civile invece sono sostanzialmente diversi, diversi gli uni dagli altri e si dividono in proprietari e non proprietari. Ecco. Quindi, usciti dal cielo dell'uguaglianza formale di fronte alle leggi dello Stato, ecco che nella società civile l'individuo è il borghese e che ha da affermare degli interessi di classe. Quindi i cosiddetti diritti universali, naturali, proclamati dalla Rivoluzione francese, cioè l'uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà, sono i diritti non dell'uomo in quanto cittadino dello Stato, ma in quanto membro della società civile, ossia del borghese e del proprietario. Non sono i diritti del cittadino di fronte allo Stato, ma del borghese. Le costituzioni del 1793 e del 1795, secondo Marx, rivendicano soltanto un'uguaglianza che è puramente formale, un'uguaglianza di fronte allo Stato, di fronte alla legge. Senza però, e questa è la vera critica che compie Marx, senza eliminare le distinzioni sociali, le quali, anzi, distinzioni sociali sono di fatto presupposte e sono confermate, sono garantite in queste costituzioni. Quindi, di conseguenza, più che
l'affermazione dei diritti per tutti, ecco, la rivoluzione francese, in quanto rivoluzione borghese, segna l'affermazione dei privilegi di una classe, segna l'affermazione dei privilegi di una classe, ecco, non i diritti di tutti. Alla fine, dietro il mito dell'uomo in generale e dei suoi diritti, Marx che cosa vede? Marx scorge e smaschera il particolarismo degli interessi dell'uomo borghese che è considerato nel chiuso dei suoi egoistici interessi, nella difesa dei propri privilegi. E lo Stato che cos'è? Lo Stato a sua volta è quello strumento politico, è quello strumento legale, giuridico, con cui la classe economicamente prevalente, la classe economicamente più forte, esercita attraverso lo Stato, appunto, giustifica, garantisce e rende più tollerabile il proprio dominio sociale ed economico. Quindi lo Stato è espressione della classe economica prevalente, della classe sociale prevalente. Questa è l'analisi della società moderna. La società moderna, secondo Marx, impone di fatto un'esistenza isolata, frantumata, disgregata tra i suoi membri. Perché? Perché incoraggia l'affermazione degli interessi particolaristici, l'affermazione degli interessi delle classi, dei gruppi. E questa è la negazione dell'essenza dell'uomo, è la negazione dell'essenza comunitaria dell'essere umano, è la negazione dell'essenza collettiva e comunitaria dell'essere umano, quella che aumenta il particolarismo. È la stessa democrazia, quella che era nata per tutelare la dimensione della collettività, del noi, quella che era nata per far partecipare il singolo alla comunità. Ecco che secondo il giovane Marx ha fallito totalmente nel suo progetto. Perché? Perché la democrazia a questo punto non esalta la partecipazione del singolo alla collettività, ma, come ho appena detto, anzi, aumenta la distanza tra le classi sociali, in quanto lo Stato è proprio l'espressione giuridica e politica della classe sociale dominante che afferma i suoi particolaristici ed egoistici interessi sulle altre classi sociali. Ecco allora che questa analisi marxiana dello Stato liberale, moderno, delle costituzioni scaturite dalla Rivoluzione francese e dal grandissimo momento anche di esaltazione ideale della Rivoluzione francese, è per Marx una grande delusione, perché quella libertà che era spacciata come libertà dell'uomo in generale, dell'uomo naturale, quella libertà che doveva essere tale per tutti, si diventa invece una libertà che vale solo per l'uomo borghese e che vale soltanto come libertà dell'uomo borghese nella società civile, intesa come la libertà di possedere, di continuare a possedere e di aumentare le proprie ricchezze a scapito delle altre classi sociali. Mentre invece la libertà e l'uguaglianza affermate dalla Rivoluzione francese rimangono soltanto formali, come formale uguaglianza del cittadino di fronte alle leggi dello Stato, ma quell'uguaglianza formale del cittadino di fronte alle leggi dello Stato, poi nella società civile diventa poca cosa quando le reali differenze economiche e sociali, le reali differenze legate al possedere o non possedere, continuano a esistere e anzi il loro aumento è legittimato proprio da quello Stato che doveva garantire la libertà e l'uguaglianza di tutti i cittadini.